Allora, Michele Villani, ci troviamo all'ospedale Sacco, dietro di te fino a pochi giorni fa e per oltre un anno c'è stato il pre-triage. Questo pre-triage è stato rimosso, ma soprattutto mai aperto. Perché? E perché è stato rimosso? Per la mancanza di personale. È stato rimosso perché secondo l'azienda non serviva a niente e quindi hanno preferito rimuovere il pre-triage perché non volevano mettere personale, perché non puoi mettere dei pazienti all'interno del pre-triage senza assistenza sanitaria. Puoi spiegare al pubblico a che cosa serviva il pre-triage qui all'ospedale Sacco? Il pre-triage all'ospedale Sacco serviva per isolare i pazienti positivi. Pazienti positivi dai pazienti negativi, quindi dove una postazione dove farli stare prima che venivano ricoverati e quindi poi dopo ricoverarli nei vari reparti dove c'era la possibilità di un posto letto. Per loro, questo pre-triage è stato smantellato nei giorni scorsi, lo facciamo vedere anche nelle immagini, e come hanno motivato lo smantellamento del pre-triage? Che non ce n'era bisogno. Non ce n'era bisogno, in un ospedale dove non abbiamo nessuna divisione tra sporchi e puliti, abbiamo la sala d'attesa che non si capisce niente, abbiamo la piccola nicchia, come ho già detto l'altra volta, per i positivi, però abbiamo la sala d'attesa per i bambini, quindi i bambini vanno alle macchinette, le macchinette vengono usate da pazienti positivi, pazienti negativi, quindi non c'è nessuna divisione. Il paziente negativo ti arriva direttamente, il paziente positivo ti arriva direttamente in triage. Non c'è nessuna divisione, non ci sono protocolli. Se i protocolli loro li hanno fatti, ce li facciano vedere e ci mettiamo d'accordo. La sala d'attesa non ha la divisione netta. Un'altra cosa molto importante è che un ospedale di riferimento per le malattie infettive nazionale non ha l'infettivologo di guardia in PS. E quindi se ci arrivano i pazienti positivi vengono trattati dall'internista, dal medico di guardia e poi quando arriverà, se arriva, a fare la consulenza all'infettivologo, quando dovrebbe avere il medico infettivologico per vedere almeno i pazienti positivi. È da più di un anno e mezzo, da più di due anni che non ce l'abbiamo più in pronto soccorso. Tenuto conto che noi ci troviamo all'ospedale Sacco, ecco, che sarebbe il centro di riferimento per le malattie infettive. Loro dicono a livello nazionale. Io adesso ho tanti dubbi, per me se già a livello provinciale già è tanto. Poi vabbè, loro vanno in televisione, se la cantano, se la suonano, lasciamo fare a loro, dai. Un'ultima domanda che voglio farti è questa. All'interno dell'ospedale molti di voi, te compreso, sono rimasti, tu lavori come infermiere, corretto, sono rimasti vittime del Covid, quindi tu stai vivendo in prima persona, una rabbia profonda perché hai vissuto il Covid. Perché allora, già ne avevamo parlato la scorsa volta, abbiamo usato molto materiale non certificato e quindi tu all'interno ti bardi e poi dopo non sai se il materiale è certificato o meno, ti ammali, non ce n'è, ti ammali. Molti miei colleghi anche, c'è stato qualcuno che ha rischiato il tubo, ci è andato proprio vicino, anche nei reparti, poverino. Mancanza di personale a non finire, cioè c'è mancanza di personale in pronto soccorso, due infermieri OS che fanno lavori di altri. Gli OS qui in pronto soccorso fanno smaltimento di rifiuti, di tutto e di più, portano giù la spazzatura, portano fuori gli alipac, danno da mangiare ai pazienti in corridoio, non c'è un qualcosa. Stiamo andando sempre sempre più giù. È inutile. E nessuno prende posizione, nessuno prende una posizione, non ce n'è. Ecco, quando tu vedi le immagini che per esempio il Corriere della Sera e anche la 7 con Formigli propongono di questa persona che dice vaccinatevi, giustamente lui dice proteggetevi. Ecco, da una parte si dice proteggetevi giustamente con il vaccino perché è un elemento che ci serve a stare meglio, però poi la protezione qui non esiste. Allora io quelle trasmissioni, scusami, non voglio offendere nessuno, io meglio che non le guardo, perché in certe trasmissioni quando noi vogliamo mettere delle regole sugli altri e poi noi siamo i primi che non le rispettiamo, questo è dato a tutti quelli che vanno a parlare di queste trasmissioni, loro parlano sempre di vaccino, di Green Pass e poi abbiamo le strutture sanitarie che sono come Colabrodi
che non c'è una divisione netta, non ci sono le regole, non ci sono tutto. A questo punto uno allora non si vaccina, basta, aspetta il Padre Eterno e basta. Max è inutile, perché mettiamo le regole e le mettiamo solo per gli altri, poi abbiamo le strutture sanitarie che sono come colo a brodo, non possiamo più andare avanti in queste condizioni. Cioè, qui è la regione che dovrebbe intervenire, la regione Lombardia, l'assessore alla sanità, presidente Fontana, cioè dia una mano a tutte le strutture sanitarie. L'assessore alla sanità, cioè, vada in giro, vada a vedere la situazione, no, oppure il direttore generale, qualcuno dalla regione che venga giù, venga a vedere la situazione, perché noi non è che ci inventiamo dall'oggi a domani le cose. Poi, non lo so, l'abbiamo già detto l'altra volta, chiediamo un aiuto soprattutto al presidente Fontana e all'assessore della sanità Laboratti, che ci diano una mano, mancanza di personale, in tutti i settori, mancanza di personale sanitario in tutti i settori. Infatti la gente del pronto soccorso scappa, ci arrivano ragazzi, ma bisogna aspettare un po' di tempo perché bisogna istruirli, bisogna formarli. Non ce n'è, Max, stiamo andando sempre peggio e nessuno interviene. Vanno in televisione per parlare di vaccini e Green Pass. Le strutture sanitarie possono andare a morire, non ce n'è. Sì, praticamente ci hanno detto che provvederanno con degli OS interinali, uno per ogni turno, quindi 3 OS fino a febbraio, per presidiare la sala d'attesa del pronto soccorso, per evitare che la gente vada da un settore all'altro. Poi dovrebbero arrivare delle barriere ulteriori per delimitare la zona e speriamo, almeno questo, cioè... Direttore generale mi ha detto personalmente questa cosa qui, quindi penso che la cosa si faccia, speriamo, perché noi l'unico fatto che abbiamo visto è che il pre-triage qui che è stato costruito in 448, che poi sono soldi delle donazioni, a quanto pare l'hanno tolto. Quindi noi facciamo delle proposte serie, non delle cose così che tanto per divertirci, però perché i problemi sono seri, delle criticità serie, vediamo che vengono in televisione tutti i vari virologi dell'ospedale Sacco, che vengono qui a vedere con noi e la direzione con voi le criticità che segnaliamo dei lavoratori, dei percorsi che purtroppo questo non è un ospedale Covid, quindi ci sono anche altri malati e ci sono delle criticità importanti che abbiamo segnalato. Però noi non è un ospedale Covid, però è il più importante ospedale, esatto, di infettivologia. Qui vengono curati bene, la gente si fa in quattro per curare, però noi vogliamo essere rispettati, vogliamo lavorare bene per la nostra dignità e per poter fare bene la nostra professione per i malati e per tutti quanti, che non c'è nessun rischio, però ci sono delle criticità che vanno messe a posto.